Il problema di questo paese non è Matteo Renzi. Continuano a sbagliare cognome. L'ex premier Matteo Renzi riparte da San Tommaso a Pistoia, dal palco della Festa dell'Unità, riaperta per l'occasione proprio per lui. Il segretario del Partito Democratico Zingaretti gli ha lanciato un SOS esplicito: aiutaci a vincere, ha chiesto, e lui ha prontamente risposto, rimettendosi in gioco, forse addirittura pronto per le elezioni anticipate, se ci saranno. Quando si è trattato di andare a casa, siamo andati a casa avendo la fiducia a 174, la più alta, ma se l'ha preso l'impegno e siamo andati a casa. Questi sono lì che stanno aggrappati, abbarbiati. Renzi sembra prendersi la sua piccola rivincita, dal palco è lunga la sua filippica contro Salvini e Di Maio, e mai come in questo frangente, salvo governi balneari dell'ultima ora, l'appuntamento di ottobre con una nuova Leopolda sarà cruciale per definire le strategie. Hanno fatto una polemica lunga, mesi e mesi, sul fatto che noi stavamo distruggendo le istituzioni italiane. E quelli che hanno fatto quella polemica erano i Salvini, erano i Di Maio, ed era anche qualcuno dei nostri che ha voluto fare una polemica interna assurda, che ha brindato il 4 dicembre non rendendosi conto che stavano dando il paese a Salvini. Parole d'ordine: restare uniti, un mantra pronunciato più volte ma che ancora non sembra aver convinto le numerose correnti che coabitano nel partito. Ma non è la serata per annunci clamorosi. Mi sono imposto di non discutere del partito, dice Renzi. Voglio ripartire dalla cultura e dalla scuola di politica, ma la Leopolda è dietro l'angolo e potrebbe davvero succedere di tutto.